Oggi ti mostrerò i design peggiori di sempre. Ciao, ma com'è l'intro? Me la so scordata. Bella raga, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mike e oggi andremo a vedere i design peggiori di sempre. Se non avete visto ancora l'ultimo video, andatelo subito a vedere. È stata un'avventura piena di ostacoli. Raga, mi sono seduto un attimo per riposarmi, perché qui veramente è tosta, mi fanno malissimo le gambe. Grandi successi. Aspetta. Una missione a tutto tondo. Allora raga, sono le 8:30 circa, stiamo attaccando posti da stamattina, veramente non ce la faccio più. È successo di tutto, piena di momenti felici, momenti tristi, siamo contenti del risultato e tante altre cose, ma non vi spoilerò nient'altro, tranquilli. Ma cominciamo benissimo tra l'altro. Questi hanno tutta un'ingegneria speciale. Questi non dormono la notte per pensare a queste cose, raga. Ma? No, cosa mi state dicendo? Se mentre sono in bagno si fanno pure una bella chiacchierata. Ui, ciao, come stai? Ui, t'a post, te invece come va? Beh, è stato un piacere, ciao, arrivederci. Povera bambina. Ma non lo so, questa Cenerentola mi sembra un po' strana. Tra l'altro quel naso l'avrà preso da Wish, non si spiega. Tra l'altro vediamo chi di voi si ricorda di Giraffentola. Cercatemi il video o lo shorts, non ho detto niente, in cui dico Giraffentola. Vediamo chi riesce a trovarlo nei commenti. C'è così, davanti a tutti. Non esiste nulla in questo bagno, nulla. Ragazzi, ma che cosa sto vedendo? Ma io non avevo visto mai uno scivolo del genere. Oh scusa, sai dirmi che ore sono? Guarda, oggi non c'ho l'orologio. Non lo so signora, è comoda seduta così? Non lo so. Noi quando facciamo la tombola a Natale, anzi no. La tombola. Cioè, se non è quello, non so veramente cosa sia. Cioè, uno compra delle forbici per aprire quelle confezioni e si ritrova quelle forbici in quelle confezioni che non riesce ad aprire. Se io vado a comprare delle forbici per aprire quelle confezioni, perché mi mettete quelle confezioni? Come faccio ad aprirle? Come faccio ad aprirle poi? Ti motiva un po' troppo, ma giusto leggermente, eh? Me lo ricordavo diverso. Cioè, quando si accende al buio, succede questo. Niente, ma queste case qui come sono fatte? Cioè, vorrei sapere come le fate? Per chiamare la polizia componi il numero 999, ma sul telefono c'è soltanto l'1, il 2, il 3. Ah, ok, no, pensavo fosse più lungo. È un URL abbastanza corto, dai, sì. Guarda l'immagine nella confezione che mostra un fiocco di neve. Dove lo vedete sto fiocco di neve? Dove può uscire? Ma questa rampa di scale fuori dalla porta ha un senso? Tra l'altro c'era il prezzo originale, cancellato, e hanno rimesso lo stesso prezzo come se fosse un prezzo scontato. Cioè, ma questa pista ciclabile quanti dossi ha? Sono sicuro che vi starete chiedendo tutti, immagino, perché vi ho riuniti qui oggi. Ma lo sto chiedendo io. Com'è possibile? Come mai? Perché? Boh, non lo so. Hanno messo la scritta di colore nero sul campione nero. Dei geni, ragazzi, dei geni. Ma questo menu, parliamone. Un po' strano. Veramente sto facendo difficoltà a commentare questa immagine, ragazzi. Cioè, mi state dicendo che questa ragazza ha pagato $168 per questi jeans? Hanno veramente messo un bagno vicino alla rampa di scale? Uno sale le scale e si ritrova questo c***o davanti. Sì, vabbè, ma questa armadietta, guarda come si apre poi. You are here, cioè tu sei qui. Ah, meno male, perché non lo sapevo, insomma. Mi hai tranquillizzato, grazie mille. Tranquil. Come fai a passare quel cancello? Non troverei una soluzione, ragazzi. Ecco i saldi che mi piacciono, che piacciono a noi. Prendi 3 e ottieni 2. Tu paghi di più di quello che ottieni, incredibile. Quest'atleta mi sa che ha una stranezza molto evidente. Il mistero si infittisce, signor Mike. La maratona più corta della storia. Posso dirvi, ragazzi, che sono maratoneta. Di quelle maratone, però. Adesso non esageriamo. Doppio utilizzo di questo oggetto. Let's go!
Hanno detto, ragazzi, qui dobbiamo risparmiare, quindi risparmiamo sulle tende. Staccare la pellicola deve essere un piacere, come succede col telefono quando lo compri nuovo. In questo caso un po' meno. Se notate, in questa immagine, in basso a destra, tra l'altro, non so se l'avete notato, ma è linkato un video. Come faccio a premerlo se è una cartolina? Come faccio? Bellissimo il design di queste scatole. Questo faccio seriamente fatica a capire cosa sia. Cos'è? Un macinapepe. Questo frisbee ha una faccia con due bocche. Una faccia è senza naso e con la lingua da fuori, come se stesse facendo la linguaccia. E la seconda faccia ha degli occhi. La linguaccia di prima è quel sorriso gigante. Ma bellissime le nuove bandiere. Ok, police car, cioè macchina della pulizia. Non mi sembra che sia né della pulizia né che sia tantomeno una macchina. Siamo finiti in delle scale mobili che non portano a nulla. Vabbè ragazzi, ma cosa sto vedendo? Ma cosa stiamo vedendo? In realtà sono in difficoltà. Non so se è peggio questa pista ciclabile o quella che abbiamo visto prima. Date voi un voto nei commenti. Ma sembra che nulla, cioè si capisce cosa sembra. Ma quanti nasi ha? Due nasi, ragazzi. No, ma povero, non ci credo. Ma veramente hanno messo un sedile lì? Io non ci voglio credere. Ma sono letteralmente scandalizzato da questa immagine, più che altro da questo design. Vorrei capire come fanno a specchiarsi. Non lo so, prova ad aprire il rubinetto, vedi se va almeno quello. SpongeBob, non lo so, ma me lo ricordavo diverso. Non so perché. Wow, ma è bellissimo. Sì. Oh, fra, auguri per il 201.070 compleanno. Auguri, fra. Bro, fra, gang. Signora, signora, non la riconosco più. Sarà sicuramente un'impresa dura. Riusciremo ad aprire questi cassetti. Ma quanto è alta questa ragazza? Le frecce indicano 5 metri. Waiu, c'è sta la pizza. Venite a pigliare la pizza. L'originale, waiu. Questo era il video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta con hashtag fino alla fine se sei un real fan. Questo era il video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella. Emozione a caldo dopo questo video. Guarda, sono veramente scosso. È stata difficile, è stata. Riconosco che comunque c'è stato dell'impegno da parte dei miei. Ah, non è questa l'intervista. I just wanna